È venerdì 31 luglio 2015, telespettatori di Video 33, un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. La sanità in primo piano a Palazzo Widmann. Questa mattina sono state presentate le linee guida per la procreazione medicalmente assistita, che comprendono anche la tecnica eterologa. Nel reparto di ginecologia dell'ospedale di Brunico potrà essere effettuata la procreazione assistita. È stato necessario un lungo iter a livello nazionale, ma dal 15 luglio scorso in tutta Italia sono entrate in vigore, con indicazioni vincolanti per tutte le strutture autorizzate, le nuove linee guida della legge 40 sulla procreazione assistita, che comprendono anche la tecnica eterologa. Ad illustrare le novità, l'assessore provinciale alla sanità Marta Stocker e il primario del reparto di ginecologia dell'ospedale di Brunico, Bruno Engel. Nosocomio nel quale potrà essere effettuata la procreazione assistita con la tecnica eterologa. Allora, la situazione cambierà, siccome tutti noi abbiamo subito il problema della legge 40 del 2004, la quale vietava tutte le tecniche eterologhe. In seguito, tutte le coppie che hanno avuto problemi di ovodonazione, donazione spermatozoi, si dovevano recare all'estero. Adesso, dopo un lungo iter che ha iniziato 2009-2010, con la sentenza della Corte Costituzionale dell'anno scorso, abbiamo questa nuova direttiva, questa nuova legge che adesso passerà anche nella nostra provincia. Vuol dire che noi ai nostri centri possiamo o potremo offrire tecniche con ovodonazione e donazione dei spermatozoi. Allo stato attuale in provincia di Bolzano non vi sono ancora donatori. Allora, lì penso che sarà ancora un iter abbastanza lungo perché manca la cultura del donatore e della donatrice. Allora, siccome la nuova direttiva prevede nessuna remunerazione, dobbiamo trovare una possibilità di avere questa cultura. Ovviamente non vanno escluse difficoltà, paletti e liste per poter accedere alla procreazione assistita. Ci sono tanti paletti, sia per chi può usufruire di questo, e anche per i donatori e per le donatrici. La scelta è relativamente perché si possono chiedere il tipo, il colore degli occhi fino al gruppo sanguigno, ma non sarà sempre possibile, penso, di avere queste possibilità. Salgono a 16, 7 del Bologna e 9 dello Spezia, gli ultras identificati dopo la rissa scoppiata durante un amichevole la scorsa settimana a Castelrotto. Foto e filmati acquisiti dalla Digos della Questura di Bolzano e dell'Arma dei Carabinieri sono stati attentamente analizzati. Il questore Lucio Carluccio ha emesso nei confronti dei tifosi altrettanti DASPO della durata dai 2 ai 6 anni. I provvedimenti impediranno ai tifosi colpiti non solo l'ingresso negli impianti sportivi, ma anche nei luoghi interessati al transito di supporters ed atleti in occasione di manifestazioni sportive o comunemente frequentati. Per rendere maggiormente efficaci le misure adottate, è stato previsto l'obbligo di firma in concomitanza degli incontri sportivi, annuncia la Questura. Per i reati da loro commessi saranno chiamati a rispondere in sede penale, conclude la nota. Passiamo alla politica, niente mozione di sfiducia contro il sindaco Luigi Spagnolli e la sua giunta. I gruppi di opposizione ieri sera non hanno raggiunto le 12 firme necessarie per la presentazione. Non verrà presentata nessuna mozione di sfiducia contro il sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli e la sua giunta. Ieri sera le opposizioni si sono incontrate per discutere il da farsi ed invece al termine della riunione si è arrivati ad un nulla di fatto. Sul tavolo due documenti, quello messo a punto dai consiglieri del Movimento 5 Stelle e quello della Lega Nord. Su nessuno dei due testi però sono riusciti ad arrivare ad un accordo e siccome la mozione deve essere accompagnata da 12 firme è saltato tutto. Per il capogruppo di Forza Italia Enrico Lillo alla fine è stato meglio così. In questo momento presentare una mozione di sfiducia sarebbe stato controproducente. Mi compatterebbe l'arco dei partiti che appoggiano il sindaco Spagnolli e quindi l'effetto sarebbe l'esatto contrario. Tra l'altro, se la legge elettorale che governa le elezioni di questa città non sarà cambiata, qualora questa mozione dovesse passare, a maggio del prossimo anno noi ci troveremmo
nelle stesse identiche condizioni, se non addirittura peggiori rispetto a quelle attuali. Città ingovernabile, impossibile fare investimenti, impossibile fare dei programmi. Quindi un grave danno per i cittadini, e quindi noi questo lo vogliamo assolutamente evitare in modo assolutamente responsabile, e di conseguenza abbiamo agito in questo modo. Alberto Sigismondi di Fratelli d'Italia capisce ci sia la voglia di sfiduciare la giunta Spagnoli, ma eventualmente bisognava farlo prima. Il sindaco sul web intanto ha scritto: mentre ci sono consiglieri che annunciano mozioni, qui non si parla, si lavora. Guido Margheri di Sella, attraverso una lettera aperta, ha invitato il primo cittadino ad una verifica seria, anche attraverso incontri bilaterali, per capire e valutare se una vera maggioranza c'è o meno, altrimenti l'unica soluzione è quella di ridare la parola agli elettori. Il segretario del PD, Liliana Di Fede, però affonda: la mozione annunciata dalla Lega ed ora saltata non è il problema. Il vero problema è capire se esiste concretamente la possibilità di offrire ai cittadini un governo stabile, credibile e di ampio respiro, che sia politicamente coerente e programmaticamente efficace. Il motoclub degli Hells Angels di Bolzano, ora non più attivo, è stato indicato come punto di riferimento di un'associazione per delinquere, ora riconosciuta in via definitiva anche dalla Corte di Cassazione. Nella motivazione si legge: accanto alla finalità lecita della coltivazione dell'interesse per le motociclette, aveva programmato una serie di attività illecite compiute da una struttura gerarchica di tipo paramilitare, con regole interne fatte osservare con spietatezza, anche allo scopo di ottenere il predominio sul territorio, offrendo protezione dietro corrispettivo con dotazione di armi. Con questa motivazione, dunque, la Corte di Cassazione ha dichiarato di fatto illegale l'associazione Hells Angels Motor Club di Bolzano. Dopo l'incontro avuto ieri dal patron dell'Hockey Club Bolzano Knoll con il vice sindaco e il sindaco di Bolzano, i tifosi della squadra biancorossa sperano si possa arrivare ad una soluzione, perché manca poco al via della stagione. Dopo l'incontro avuto dall'amministratore delegato del sodalizio Dieter Knoll con il sindaco Spagnoli e il vice Klaus Ladinser, ora bisognerà attendere dei chiarimenti a livello tecnico ed amministrativo per capire se la squadra potrà partecipare o meno alla Ebel, nonostante l'iscrizione al campionato sia stata fatta. Ad attendere con trepidazione di sapere quali saranno le sorti dell'Hockey Club Bolzano i tifosi della curva Nene Michi. Ma noi tifosi un po' di paura ne abbiamo, perché il comune, quando abbiamo fatto la riunione col comune, ci ha detto che non ha soldi da investire per il Bolzano. Perciò dopo 3 ore di riunione non è risolto niente, un po' di paura incomincia a venire, anche se il dottor Conola ha detto che sembra tutto tranquillo. Però voi cosa sperate? Ovviamente noi speriamo che si faccia la squadra e che faccia una buona campagna di abbonamenti, solo che in questo momento non abbiamo né squadra né allenatore né niente, solo che vediamo. Stiamo qua aspettando ancora, mancano 43 giorni all'inizio e noi siamo ancora qua a aspettare. Sono stati 42, 3 in più rispetto allo stesso periodo del 2014, fallimenti registrati in Alto Adige da gennaio a giugno 2015. Lo rende noto l'Istituto Provinciale di Statistica Astat, dal cui studio emerge che è stata aperta una procedura ogni 1000 imprese, che il settore più colpito è l'industria 3,8 e che vi è una crescita nel settore alberghiero e un calo nelle costruzioni. Un'attenta giuria ha decretato i vincitori del concorso di idee Godersi la bellezza più a lungo, un'iniziativa promossa dall'APA. Francesco Robles, Javed Perucchini e Stefania Salvarese sono i vincitori, in ordine di classifica, del 12° concorso di idee promosso sulla piattaforma Open Innovation Alto Adige, che prende il nome di Godersi la bellezza più a lungo, arredamento per gli over 50. L'iniziativa è nata da un'idea del titolare della falegnameria Laimer di San Pancrazio, che ha deciso di ampliare il proprio campo di attività. E in questo momento si è cristallizzato fuori di fare qualcosa di diverso, no? Perché facciamo dei mobili tradizionali, delle stuve, delle cucine, proprio sempre con le diverse ante o scatole o tutto quanto che si vuole. E in questo modo è nata la,
l'idea. In 16 settimane sono stati presentati 35 progetti mirati alla ricerca di idee e proposte innovative per mobili e arredamenti da interno, naturalmente in legno. Quanto presentato è stato oggetto di valutazione di un'attenta giuria che alla fine ha scelto l'idea di Francesco Robles. Secondo posto per Javed Perucchini. Il progetto è un supporto per VC, di fatto il legno di ciliegio e si chiama Cherry e da lì appunto lo prende il nome. E niente, di fatto non è particolarmente complicato, la base del progetto è molto semplice e racchiude in sé il concetto di proporre sul mercato qualcosa di nuovo che è un prodotto per anziani o per disabili in legno. L'iniziativa ha riscosso un ottimo successo in termini di partecipazione e i responsabili di Open Innovation Alto Adige sono già al lavoro per promuovere un altro concorso di idee. Dopo un brillantissimo inizio con due appuntamenti ravvicinati, quelli con Harry De Luca e Dario Vergassola, che hanno riempito in ogni ordine di posti il Pavillon de Fleur, appuntamento a Merano, la rassegna di incontri letterari organizzata dalla Biblioteca Civica in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Merano e l'Associazione Culturale Passirio Club, prosegue con il terzo incontro previsto per questa sera alle ore 21 con l'attrice e scrittrice milanese Lella Costa. Nel corso dell'incontro moderato dalla giornalista Sandra Bortolin, la Costa presenterà anche il suo ultimo libro dal titolo Che bello essere noi, dedicato alla bellezza dell'essere donna. Tutti gli incontri di appuntamento a Merano sono ad ingresso libero. E questa era la nostra ultima notizia, ora un breve stacco pubblicitario, poi noi torneremo in studio per parlare di sport. Fu un mezzogiorno che nacque l'idea dei teneroni. Devo correre a preparare il pranzo. Ti do un'idea da maestri, beh. Buon prosciutto cotto a casa Modena. Ingredienti semplici e genuini e un piccolo tocco per esaltarne il sapore. Ci mettiamo anche tanto tenerezza. Beh, ma allora li chiamiamo teneroni. Buoni per i bambini, buoni per tutta la famiglia. Che buoni! Più che buoni! Teneroni! Teneroni di casa Modena. Maestri nei salumi. In evidenza all'interno della nostra pagina sportiva al ciclismo, l'altoatesina Anna Zita Maria Stricker ieri si è aggiudicata la prestigiosa 17esima edizione del Welser Innenstadt Criterium, competizione che si è svolta in Austria. La 21enne venostana, già terza lo scorso anno, ha tagliato il traguardo per prima, alle sue spalle l'austriaca Martina Ritter. Ed ora con il supporto della regia andiamo a vedere assieme le previsioni del tempo. Il meteo è offerto da Greifswald Herd. Le correnti in quota sulle Alpi sono ancora sud-occidentali per la presenza di una depressione sulla penisola iberica. Le masse d'aria sono meno umide per l'influsso di una temporanea alta pressione. Una piccola depressione si avvicinerà alle Alpi richiamando masse d'aria più umida per domani. Sabato l'ufficio idrografico prevede al mattino tempo generalmente soleggiato salvo qualche banco di nebbia e rapido dissolvimento con il sorgere del sole. Nel pomeriggio si svilupperanno delle nubi cumuliformi con locali rovescio temporali. Domenica il cielo sarà variabilmente nuvoloso con possibili temporali. Con l'inizio della prossima settimana aumenterà invece nuovamente l'influsso dell'alta pressione. Lunedì dominerà il sole con temperature fino a 35 gradi a sud. Anche martedì e mercoledì le temperature saranno elevate. Verso sera la probabilità di qualche temporale di calore sarà in contenuto aumento. Siamo in chiusura, siamo ai saluti, giusto il tempo di ricordarvi come sempre il nostro sito web www.video33.it, il portale web www.goinfo.it, dove potrete trovare news sempre aggiornate 7 giorni su 7. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale questa sera alle ore 19. Veramente tutto, vi ringrazio della cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif.